Ostello Farnese si costruisce dentro le scuderie Farnese, quindi una dimora storica costruita nel 1580 da Alessandro Farnese. Dopo alterne vicende, nel 1978 il territorio e le scuderie vengono riprese, quindi dal comune di Caprarola, che inizia ad utilizzarle, finché oggi ci ritroviamo appunto con l'ostello, 17 camere, 24 posti letto, tutto under 35, perché insomma gestito da noi giovani per il territorio, per dare appunto un rilancio a questo territorio sia dal punto di vista della ricezione turistica che del turismo in sé. A seconda del tipo di ospite che ci troveremo ad avere qui con noi, gli proporremo quelle che saranno le esperienze più interessanti. Ad esempio abbiamo qui la riserva naturale del Lago di Vico, abbiamo tanti piccoli borghi nella Tuscia che meritano assolutamente di essere scoperti. Potremmo metterci tutto il nostro impegno, e lo faremo sicuramente, per iniziare ad allungare quelli che sono le notti trascorse nella Tuscia.